Immagine da anni si occupa di ambiente, di sostenibilità, di sociale e lo fa evidentemente nell'ambito delle sue attività che sono legate al tessile, all'abbigliamento e alla moda. Il progetto di Cuoio di Toscana lo sentiamo molto vicino alle attività di PT Immagine e riteniamo che sia veramente all'avanguardia per il settore che rappresenta rispetto a quello che succede nel mondo. Quindi appoggiamo molto questa iniziativa, riteniamo che vada sostenuta, vada seguita e accanto al Cuoio di Toscana ci auguriamo veramente che tutti gli altri settori seguano questa strategia, veramente una salvaguardia del nostro mondo, di chi ci dovrà seguire che sono figli e nipoti. Ci vorrà del tempo, ci saranno dei costi, però le opportunità sono ormai dietro l'angolo e vanno perseguite. La città di Firenze è impegnata da anni nel contrasto ai cambiamenti climatici anche con dei piani di deforestazione. Soltanto quest'anno pianteremo 5.000 alberi nella nostra città e siamo contenti di aver costruito questa partnership col consorzio Cuoio di Toscana che ci permetterà di piantarne tanti anche in un luogo simbolico che è il Giardino di San Bartolo, un luogo di incontro per i giovani e per gli abitanti del quartiere. Camera Bayer è sempre più attenta al tema della sostenibilità e sta cercando sempre più di attivare una rete di fornitori sostenibili, sia per gli store, sia per quanto concerne la scelta dei prodotti. L'idea di patrocinare e appoggiare Cuoio Toscana in un processo di maggiore conoscenza del prodotto nelle nostre boutique e trasmettere cultura e consapevolezza al consumatore finale permette di sottolineare l'unicità di questa azienda in termini di standard qualitativi ed etici con prodotti 100% naturali. Tutto questo per generare valore nel rispetto dell'ambiente e della materia prima. Palazzo Strozzi non è soltanto un capolavoro dell'architettura rinascimentale, ma è anche un centro culturale dinamico, uno dei più dinamici a livello internazionale. Da quest'anno, 2023, Cuoio di Toscana è membro del comitato dei partner di Palazzo Strozzi. Operare al fine della sostenibilità ambientale e sociale costituisce infatti un principio fondamentale di tutti i settori produttivi, anche nel campo culturale. A Zero CO2 nasce da Legambiente Kyoto Club ed è una energy service company che si occupa di aiutare le aziende e le amministrazioni a ridurre la propria impronta carbonica, il proprio impatto sull'ambiente. E la collaborazione con Cuoio di Toscana è stata abbastanza naturale perché Cuoio di Toscana si occupa di trattare il cuoio in maniera sostenibile utilizzando i tannini derivati da estratti vegetali, lo fa attraverso dei fornitori certificati che garantiscono una gestione sostenibile della risorsa. Crediamo che ogni soggetto debba fare la propria parte per contrastare la crisi climatica e per valorizzare il territorio.